l'abbiamo fatta. Niente, io sono un po' facendo le sculture col ferro, quindi riciclo, cambio un oggetto con un'altra trasformazione e quindi questa qua era la mia macchina, cioè, ce l'avevo a casa e non funzionava più. Funzionava più, battute con gli amici, ormai buttala, e poi niente, guardandola ho detto beh, iniziamo a dargli un altro aspetto, cerchiamo di trasformarla in un'altra cosa, quindi se non può viaggiare per strada, perché non provare con un altro elemento, invece che la terra, l'acqua. E allora trasformandola ho cominciato a sigillare tutto e poi ho applicato questo motore fuori bordo, poi ho cambiato un po' alcuni aspetti, sia un po' decorato nel senso come scultura, e siccome sono di La Spezia, Genova, ho detto beh, facciamo un percorso che unisca l'Italia, no? Da Genova a Venezia, in questo percorso un po' come un'installazione, concetto un po', non voglio dire come Cristo che ha fatto sul lago di Iseo quel tappeto dove si può camminare, questo è un altro modo può assomigliare, quindi il viaggio è diretto verso Venezia, la Biennale. E niente, sono partito 2 settimane fa e ho fatto una quindicina di tappe da quindi Genova, La Spezia, Viareggio, Pisa, salendo l'Arno, poi sono ridisceso, ho fatto Livorno Rosignano, poi tutto l'Argentario, Civitavecchia, Traiano, Fiumicino, Tevere, poi ho fatto Ostia, Gaeta Ischia pochi giorni fa, poi ho fatto tutto il Golfo, il porto di Napoli, Mergellina, e poi ieri ero a Sorrento, oggi sono qua a Capri, proseguo a Amalfi, Salerno, Reggio Calabria e poi su tutto lo Ionio, l'Adriatico fino a Riccione, Rimini e Venezia, questo è il progetto. Niente, quindi la macchina ha questo motore fuori bordo con due serbatoi di benzina all'interno del portabagagli. Io guido dall'interno tramite un timone e faccio di tappe di 8-10 ore, parto la mattina, mi calcolo la tappa, arrivo verso le 6, attracco, faccio benzina subito, poi mangio qualcosa, una pizza, un primo, faccio la spesa per lo spuntino di mezzogiorno del giorno della tappa successiva e niente, poi raccolgo un po' l'entusiasmo e lo sbalordimento di un po' tutti, poi qua dai napoletani che sono molto calorosi e niente, chi mi vuol seguire ha una pagina Facebook che è Autonauti, si può mettere like, poi chi volesse tramite il sito www.autonauti.it chi si può anche fare delle donazioni con il servizio che fa PayPal. Niente, tra poco partirò per Marina Piccola via i Paraglioni, mi tratterrò un po' così questa domenica un po' di relax e vacanza e poi invece tiro per Amalfi per arrivare insomma questa sera e proseguire il mio viaggio verso Venezia con il vento, speriamo sempre in poppa.